Allora, qual è il tuo personaggio preferito in assoluto della Disney? Paperoga. Perché Perché? è il più simpatico, il più particolare, insomma, il più eclettico, diciamo. Come sei approdato a disegnare per Disney? Da presentando dei lavori a Lucca Comics e poi dopo successive, diciamo, prove, mi hanno accettato e ho cominciato a lavorare, quindi, però presentando la tesi di laurea a Lucca Comics allo stand di Topolino. Ma le regole principali sono cercare di tenere le proporzioni, diciamo, mantenere, fare in modo che il personaggio mantenga quelle che sono le sue caratteristiche psicologiche, quindi nella regia, e soprattutto graficamente cercare di fare crearsi un proprio stile personale, ma soprattutto mantenendo la struttura base dei personaggi che quindi li renda sempre riconoscibili. E mantenendo alcune regole disneyane come, che sono basiche, insomma, che, come la struttura della tavola e alcuni aspetti che non possono cambiare, come non toccare alcuni temi, diciamo, ecco, queste cose qui. L'approccio iniziale è complicato semplicemente perché ti stai approcciando con dei personaggi che hanno una storia talmente tanto lunga e comunque hanno una base talmente tanto forte che è importante riuscire a capire tutte le loro sfaccettature. Quindi io sono una persona molto, diciamo, silenziosa, ecco, molto, un po' più timido, diciamo. Però, diciamo, aiuta e non aiuta. È importante, nel senso, riuscire a disegnarli bene, a capire bene la struttura, poi per il resto l'approccio viene da sé, ecco. Qual è la particolarità dei personaggi Disney che li contraddistingue dagli altri? Beh, sono internazionali, rappresentano comunque gli aspetti positivi e negativi che però portano comunque sempre a capire dove, quando uno sbaglia, a capire la cosa giusta da fare. Quindi sono un patrimonio comunque di tutti quanti, ecco. Ma io mi sono avvicinato a Topolino ormai 3-4 anni fa. In realtà ho avuto la fortuna di essere contattato da loro come redazione. Avevano bisogno di una figura che lavorasse principalmente sui loro social. Volevano comunque una persona appassionata. Io, grazie alla community Imparo Disney, avevo dimostrato insomma la mia passione, la mia cultura anche poi per Disney a 360 gradi. E piano piano, insomma, passo dopo passo, ho iniziato a lavorare con loro. Adesso ho una collaborazione fissa, sia per la parte che riguarda i social, il lavoro in fiera, come non so, Lucca Comics, eventi legati al mondo del fumetto e non solo. E in particolare poi curo appunto all'interno del giornale la parte di redazione, quindi tutti gli articoli di giornale, soprattutto legati al mondo del cinema, devo dire che è un po' un'altra mia grande passione, ma anche altre interviste in campo, insomma, musicale, artistico, reportage, questo. In Topolino non abbiamo l'idea di un disegnatore fisso, fortunatamente essendo non solo licenziatari, ma l'unico giornale al mondo che quotidianamente, settimanalmente produce almeno 5 storie, abbiamo bisogno di tante leve e soprattutto abbiamo la libertà artistica di scegliere disegnatori che hanno anche un proprio tratto. Chiaro che devono reggere e seguire delle linee che vengono dettate. Però riescono anche a personalizzare il proprio disegno. Mi viene in mente il disegno di Giorgio Cavazzano, di Silvia Ziche, ma anche quello del collega Nico Picone, lui molisano di Campobasso, che è stato qui al liceo artistico insieme a me, o Fabio Celoni, Paolo Mottura, che hanno comunque tratti molto diversi, disegnano anche per altre case editrici come Bonelli, però riescono anche a identificarsi nello stile di Topolino, perché abbiamo dei personaggi tra l'altro fortissimi e iconici. Qual è il segreto di Topolino che l'ha portato a compiere il 90° anno di età? Ma Topolino è un personaggio molto molto versatile, lui non solo può diventare un po' chiunque con le parodie che noi produciamo abbastanza spesso, ma innanzitutto è eternamente giovane perché ha una voglia di sperimentare, di buttarsi in un'avventura, una curiosità estrema. Quindi sicuramente questo mix micidiale fortissimo l'ha aiutato ad arrivare a 90 anni di vita, a 100 e chissà quanti altri.